Sono Claudio Risicini e sono il collaboratore delle Cantine Lune, le Cantine Lune Bosoni. Siamo nel cortile di Calune. Calune è la struttura di commercializzazione, ma anche il centro di valorizzazione della cultura del vino. Abbiamo qui davanti a noi il Monte Sagro, sono montagne apuane, sono di marmo. Poi abbiamo le colline della Val di Magra e dietro ancora, qui dietro subito noi, il paesino di Ortonovo. Paesini medievali, quasi tutti costruiti con il recupero degli edifici dell'antica Luni. Quando parliamo di vino in questa zona, non parliamo di una cosa recente, parliamo di una cosa che è almeno non solo 5.000 anni, ma parliamo della qualità dei vini di oggi di almeno 2.800 anni. Noi rivendichiamo di essere in qualche modo gli eredi di questa grandissima tradizione. Abbiamo voluto riprendere con Paolo, con cui abbiamo lavorato tanti anni, abbiamo voluto riprendere il nome di questo territorio, Lune, dedicato alla Dea Luna, a Diana, ad Artemide. Cari navigatori di Risto TV, nel nostro pellegrinare estivo siamo venuti a trovare Paolo e Diego Bosoni dell'azienda agricola Unae Bosoni e gli chiediamo subito come è venuta questa passione per il vino e piantare vigne un po' dappertutto. Io direi tre cose: passione, vocazione e amore. Per fare il viticoltore penso che oltre alla passione ci voglia anche l'amore e poi ci voglia la vocazione. C'è chi ha la vocazione per fare il prete, chi ha la vocazione per fare il cantante. E io ho solo quella del vino, della viticoltura, l'amore per il vino. Sarà che sono nato il 25 settembre, mia madre mi ha partorito proprio nel periodo della vendemmia, quindi mi è rimasto forse il profumo del mosto, il profumo delle uve mature. Nel sangue per me c'è solo vino, sono stato allevato praticamente poi pane, vino e olio, quindi non potevo che scegliere di fare da grande il viticoltore. Chiediamo a Diego Bosoni i vini prodotti da questa azienda. Il vino sicuramente più rappresentativo e più importante è il vermentino. Il vermentino che noi appunto vinifichiamo e proponiamo in purezza in tre differenti etichette, in tre differenti selezioni. Oltre al vermentino poi produciamo bianchi dall'unione di più vitigni sempre tradizionali, in gran parte autoctoni del nostro territorio, e rossi, perché sicuramente c'è una tradizione forte anche di rossi in questa zona, e negli anni stiamo andando a riscoprire proprio antichi vitigni autoctoni, tra cui l'ultimo lavoro di ricerca è proprio sul vermentino nero, che è un vitigno rosso autoctono su cui stiamo lavorando e proponendo. Paura, palazzo e lai, caula, pegra, tanti doi.